Buonasera, buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce, un'oasi di profondità in questo immenso vuoto. Oggi sono qui per dirvi, per gridare una verità incontrovertibile. Nessuno ha diritto di avere figli. Non esiste questo diritto. E chi pensa il contrario, a mio avviso, non ha diritti, ha un solo dovere, di andarsene a fan culo. Allora, molte volte io mi sono battuto per l'allargamento delle adozioni anche ai singoli e alle coppie omosessuali. Ma non l'ho fatto in nome del diritto degli omosessuali o dei single di avere figli, assolutamente no. Ma figuriamoci se mi preoccupo per un delirio simile. Io mi preoccupo del bambino solo in orfanotrofio senza genitori. Quindi se dico allarghiamo la possibilità dell'adozione a tutti, persone ovviamente con dei requisiti, non a cani e porci, quindi eterosessuali, ma anche single, ma anche coppie omosessuali, io lo faccio in nome del fatto che c'è un bambino solo, senza affetti, senza figure vicine, e non vedo perché non affidarlo ad un single, come si deve, che ha voglia di occuparsi di lui. Non vedo perché non affidarlo a due omosessuali, uomini o donne che siano. Mi batto per questo, per stare dalla parte del bambino, non me ne frega niente dei desideri degli omosessuali o dei desideri del single. Ok? Mi preoccupo del punto di vista della soggettività del bambino, dell'infante. Questo è il primo punto. Poi, purtroppo, gli esseri umani sono in grado anche di procreare, ok? La macchina biologica dell'uomo e della, no, della donna è funzionale anche alla procreazione. Quindi un uomo, se si accoppia con una donna, può generare vita, lo sapevate? Se no, vi ho informato anche su questo. E allora in quel senso lì è un diritto poter mettere al mondo tramite un rapporto sessuale un bambino? Che cosa vuol dire un diritto? È chiaro, nessuno te lo può impedire. Altrimenti ci sarebbero problemi per quanto riguarda il valore della libertà, ok? Però attenzione, si dice sempre che la libertà finisce dove è intaccata la libertà altrui. Tu sei libero finché non danneggi qualcun altro. Mi spiegate perché non vale per quanto riguarda il generare figli? La tua libertà. Io voglio essere libero di accoppiarmi con te e nessuno mi deve impedire di farlo. Soprattutto nessuno mi deve impedire di portare avanti una gravidanza. Ma se tu e se voi siete totalmente incapaci, avete delle caratteristiche devastanti, non siete minimamente genitori neanche di voi stessi, come potete essere dei buoni genitori rispetto al pargoletto che nascerà? In nome del tuo atto, diciamo, personale, di un vostro atto, che voi definite libero, andate a ledere poi il benessere di quel potenziale futuro figlio che sicuramente andrà incontro a disgrazie con voi. E allora perché qui non vale il discorso che la tua libertà finisce dove è lesa la libertà altrui o comunque dove c'è danno ad altro? Lasciamo perdere ledere la libertà altrui, perché in questo caso solo l'idea di mettere al mondo qualcuno, siccome non glielo chiedi se vuole nascere, la libertà è già violata. Ma lasciamo perdere questo, altrimenti il discorso si complica. Ma se sei incapace, se siete incapaci, se siete devastanti, se siete dei bambini di 40 anni, pieni di difetti e di oscenità e di mostri, farete anche danni a quella creatura. Quindi perché ciò deve essere permesso? Probabilmente per una questione anche di fattibilità pratica. Come fai a impedire qualcuno di procreare? Non puoi andare a letto delle famiglie e dire no, tu non fai sesso. Oppure, una volta che hai fatto sesso, la donna è rimasta incinta, che fai? La obblighi ad abortire? No. Però si potrebbe pensare a togliergli il bambino. Nasce, ok, e poi togli il bambino. Ma cosa fai? A chi lo dai? Lo metti in un orfanotrofio o lo affidi a persone più in gamba che lo vogliono adottare? Però è atroce far crescere un bambino senza genitori almeno i primi anni di vita. Chissà se poi troverà qualcuno che lo adotta. Vi assicuro che rispetto ad avere certi genitori è meglio l'orfanotrofio. Quindi partiamo da questo assunto. Ok, però non ti sembra troppo forte, un po' fascista l'idea di togliere un bambino appena nato a dei genitori perché potenzialmente potrebbero danneggiarlo? Non è empirica,
questa cosa? Come fai ad avere la certezza che gli faranno del male? In certi casi, secondo me, è quasi scontato. Allora, però voglio venirvi incontro, va bene. Non si può, diciamo, intervenire in questo senso solo per delle possibilità potenziali, va bene. Lasciamolo pure a quei genitori, anche se presumibilmente incapaci, anche se molti fattori fanno intendere questo. Però, dopo che abbiamo accertato questo, quei due genitori e quella situazione familiare è ben segnalata, ben nota, e ci saranno dei controlli periodici per capire che genitori sono, per capire com'è lo stato psicofisico del figlio. E se ci sono effettivamente non più potenziali, ma dei danni reali, a quel punto lo si affida ad altri. Deve essere perlomeno controllato, tutelato quel bambino. Perché la cosa che mi fa incazzare è che ci si preoccupa di qualsiasi cosa, tranne delle cose più intime, personali e più importanti. Ci si preoccupa della salute, il diritto alla salute. I bambini hanno i vaccini da piccoli, poi vanno dal dentista, poi hanno le varie cure, poi ci si preoccupa dell'istruzione, dell'educazione, ci si preoccupa. Nessuno si preoccupa del fatto che tu vieni al mondo e magari ti trovi in mezzo a due mostri. E però siete lì a casa vostra, in quella gabbia che si chiama famiglia, e nessuno sa niente. E questo perché non deve essere tutelato? Allora, non vogliamo essere troppo radicali? Qualcuno direbbe sarebbe troppo fascista come cosa? Bene. Però almeno stiamo attenti, facciamo dei test, facciamo dei controlli psicologici per tutti coloro che vogliono generare e quando ci sono degli indizi che determinano la possibilità di un rischio, poi ci sono degli assistenti sociali che vanno a controllare. Molto semplice. Esistono degli assistenti sociali che vanno a controllare delle famiglie in cui c'è sensazione o c'è segnalazione di violenza o di abuso o di altro. Ma a mio avviso sono talmente devastanti le situazioni familiari medie che gli assistenti sociali dovrebbero essere mandati nel 90% delle famiglie. Prima che sia troppo tardi, non quando hanno 18 anni. Prima, fin da subito. A proposito di posti di lavoro, bene. Sarebbero centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro, ovviamente persone qualificate in ambito sociale, in ambito umanistico. Sei d'accordo o no con questa mia idea? Fatemelo sapere nei commenti. Perché non è un diritto mettere al mondo un figlio. Deve prevalere più che il diritto di mettere al mondo un figlio e di poter continuare a essere genitore di quel figlio, deve prevalere il benessere psicofisico del bambino o della bambina. Se tu da genitore proteggi dai pericoli, allatti, insegni qualche tecnica, non dico di caccia, ma qualche tecnica per muoverti nel mondo, cosa sei necessariamente un bravo genitore? Ma assolutamente no, perché se sei giudicante, se sei costantemente frustrato e manifesti le tue frustrazioni contro il figlio, se lo umidi la mattina e la sera, se non lo apprezzi mai, se lo vuoi manipolare e condizionare, gli crei delle problematiche assurde. Poi magari riuscirà a sopravvivere nel mondo, nel senso che sarà vivo. Ma come sarà vivo? Sofferente o sereno? Nella sua crescita poi andrà a fare dei danni agli altri? O porterà gioia agli altri. Se è cresciuto in un contesto di oscenità, c'è la possibilità, non dico sempre, perché per fortuna c'è chi si emancipa da questo e elabora in senso più positivo, ma c'è la possibilità che diventerà un bullo, nei casi più estremi, uno psicopatico, nei casi più estremi, oppure una persona comunque sgradevole nei confronti degli altri. Getterà fuori il malessere che ha subito e la società si imbarbarirà sempre più. Magari tutti vivi. Ma come vivi? Dov'è la qualità? Infatti, in questo mondo dov'è la qualità? Perché ci si preoccupa solamente della sopravvivenza. Preoccupiamoci anche della psiche umana, non solamente in termini, ha trovato la sua strada lavorativa, la psiche umana nel senso più profondo. Non siamo fatti solamente di lavoro. Ah, guarda il figlio di Giovanni. Alla fine ha un lavoro, ora vive da solo, vuol dire che i suoi genitori hanno perfettamente svolto il loro compito. Ormai si è emancipato quel figlio, ma se quel figlio è devastato da problemi interiori, non è empatico, è privo di sensibilità, tratta male tutti, cosa porta al mondo? Solo negatività, gran risultato di quei genitori. E allora curiamo di più le cose importanti. Anche perché, torniamo alla mia idea di controllare con gli assistenti sociali certe famiglie, se tu togli i figli e li affidi ad altri, quando le situazioni sono inaccettabili, non solo fai bene a quel soggetto, ok? Non solo, non dico che starà per forza bene, perché comunque dei traumi li subirà, solamente per essere, anche solo per il fatto di essere spostato da lì a là, un trauma ce l'avrà, però perlomeno starà un po' meno peggio che
rispetto alla prospettiva di continuare ad essere in quella famiglia. Ma non solo quindi gli fai del bene a quella persona, ma quella persona, se poi cresce in un ambiente più positivo, più profondo, dove c'è più amore, ci sono più possibilità che questa persona sia positiva nell'approccio al mondo. Perché se sviluppa un'interiorità positiva, non sarà più, sarà uno stronzo in meno che fa del male agli altri. E se magari quella persona positiva poi farà dei figli, allora sarà un buon genitore. Cioè, alla fine è una questione di accrescimento poco a poco. Se tu eviti che un figlio subisca le mancanze, le oscenità di certi genitori, aumenti le possibilità che quel figlio cresca bene, se trova ovviamente dei genitori adottivi come si deve, aumenta le possibilità che quando questo farà figli, se li fa, io non esalto il fare figli, ma aumenta la possibilità che se questo farà figli sarà un buon genitore. E se si andasse in questa direzione aumenterebbero i buoni genitori e quindi i figli sereni e così via. Saremo in un mondo migliore dal punto di vista qualitativo. E che cosa importa se non la qualità? Cosa importa se non la serenità e lo stato interiore? Invece qua a nessuno importa la qualità e lo stato interiore, interessa solamente la sopravvivenza, la quantità, continuare ad esistere. C'è gente che si professa filosofa che continua a dire aboliamo il liceo classico. Vediamo se qualcuno capisce a chi è questa freccettina, fatemelo sapere nei commenti, ma farò un video poi su quello. Aboliamo il liceo classico perché alla fine nel liceo classico c'è poca realtà, non c'è l'incontro in generale in tutta la scuola, ma nel liceo classico ancora di più c'è poco incontro col mondo, con la realtà. Ma la scuola non deve farti incontrare col mondo, specialmente se il mondo è osceno, ti devi educare come essere umano, insieme ai genitori anche. Vabbè, non mi dilungo su questo. Preoccupiamoci anche di cosa conta veramente, altrimenti continuiamo a vivere per altri 40 milioni di anni, magari andiamo pure all'immortalità, scannandoci a vicenda, con sempre più aridità, freddezza, odio, rancore. Che bello! Ah, ma vuol dire che siamo nel giusto, si continua da vivere, non ci siamo estinti, vuol dire che sono giuste queste caratteristiche. Ma chi se ne frega di continuare ad esistere se si continua ad esistere così? Meglio magari vivere meno, sia soggettivamente sia a livello di specie, ma con una sostanza più profonda, con la possibilità di vedere negli altri delle persone a cui affidarsi con gioia e non dei nemici. Nel 90% dei casi in casa, in famiglia ci sono dei nemici ed è colpa di una logica che portano avanti anche certi intellettuali che continuano ad esaltare solamente la sopravvivenza, il mito del lavoro, il denaro e non c'è spazio per tutto il resto, anche di alcuni psicologi, forse la maggior parte. Svegliamoci e iniziamo a parlare davvero di uomo, perché voi vi limitate a parlare di bestie e non capisco veramente perché li chiamate esseri umani e perché vi chiamate esseri umani se non capite questo. Basta, non mi dilungo, fatemi sapere se le mie considerazioni vi sono piaciute, ditemi la vostra qua sotto, condividetemi, mi raccomando, ciao.